Ma ancora con quel teschio? Cioè, è una fissa proprio. Ma non è vero, e poi adesso gli ho anche dato un nome. Ah sì, dai, sentiamo come si chiama? Si chiama Sir Daniel Fortescue. Ah, mi sei furbina, cara la mia Giorgia. Quindi Sir Daniel è un grande, poi ho anche una mezza fissa per Medieval. Vabbè, che mi dici di Heavenly Sword, Ape Escape, Uncharted? Quindi so già dove vuoi andare a parare, eh? Visto che sono tutti riuniti in una grande parata di stelle in PlayStation All Stars Battle Royale. È vero, ed è proprio il titolo di cui ci occuperemo nel nostro servizio dedicato al cosplay. Dal 21 novembre tutti gli eroi che hanno segnato la storia dell'universo PlayStation si riuniscono per dare inizio a un accanito combattimento senza esclusione di colpi, in esclusiva su PlayStation 3 e PlayStation Vita. PlayStation All Stars Battle Royale è il picchiaduro perfetto per chi è cresciuto a pane e videogiochi. Propone ben 20 personaggi che, nei 17 anni di storia di PlayStation, ogni giocatore ha imparato ad amare, mescolando ambientazioni e colonne sonore che faranno la gioia dei più nostalgici. Chiunque potrà indossare i panni del suo eroe preferito, usare come armi ago e filo quando deciderà di far valere le ragioni di Sackboy, l'affilata spada di Kratos se vorrà liberare l'ira dell'eroe mitologico, le melodie ritmate di Parappa the Rapper, e così via. E come non sorridere di fronte al tenero Sackboy che mette al tappeto l'irriducibile Big Daddy? O nello scoprire che un super corazzato comandante Elgast può essere umiliato dalla rosea e paffutella Fat Princess? E vediamo assieme tutti i personaggi, o meglio le star, che costellano il roster di combattenti di questo esclusivo PlayStation All-Star Battle Royale, ognuno con il suo rivale. I cosplayer qui avranno davvero pane per i loro denti. Il possente Big Daddy da Bioshock contro il simpatico pupazzetto Sackboy. Cole McGrath direttamente da Infamous e la sua nemesi, il cyber ninja Raiden, da Metal Gear. E ancora Dante, osannato protagonista di Devil May Cry nella sua più recente trasposizione, contro la bella e pericolosa rossa Nariko di Heavenly Sword. E di nuovo Cole McGrath col suo alter ego cattivo, stavolta alle prese con la buffa Fat Princess dell'omonimo videogioco. E poi Kratos da God of War e Sweet Tooth da Twisted Metal, una delle pietre miliari della saga di Tekken, e Yachi Mishima contro il simpatico felino stilizzato Toro Inoue di Together Everywhere. Gli omonimi protagonisti di Jack and Dexter contro quelli di Ratchet e Clank. Il rapper dalle sembianze canine Parappa contro il coraggioso ragazzino Spike di Ape Escape. L'intrepido Sir Daniel Fortescue di Medieval contro il colonnello Radek di Killzone. E infine l'amatissimo Nathan Drake di Uncharted contro Sly Cooper di Sly Raccoon. E questo è solo un assaggio, perché tutti i personaggi avranno inoltre delle outfit alternative, alcune acquistabili in pre-order, altre invece sbloccabili in seguito. Siete pronti a scoprirle tutte? Iniziamo con le mise alternative acquistabili in pre-order. Potrete scegliere infatti tra Big Daddy Jeremiah Lynch Stoll, la versione in armatura pesante detta Elgas del colonnello Radek, o quella piratesca di Fat Princess, la tenuta boss di Eiichi Mishima. Per il possente Kratos c'è invece a disposizione la versione Deimos, Drake con tenuta invernale, il rapper Parappa con la suite spaziale, Sly in modalità arciere o Robin Hood se preferite, Sweet Tooth Outcast, Toro molto elegante in modalità bistrò, Cole McGrath Kessler Version, Nariko con la mise denominata Athena, Raiden in versione Skull, Sir Daniel con la sua scintillante super armatura, la versione senza giacca di Dante o la Empire City di Evil Cole, Ratchet & Clank Tetra Fiber Armor, la versione femminile di Sackboy alias Sackgirl, quella più classica di Jack and Dexter e per finire la mise da combattimento del giovane Spike. E ora una rapida carrellata sulle più interessanti versioni sbloccabili, come Cole Courier Racket, Big Daddy Rosie, Kratos con l'armatura di Morfeo, Nathan Drake versione deserto, la Reaper di Evil Cole, la Fudonshi di Mishima, l'armatura Holoflux per Ratchet & Clank, l'Elite Shock Trooper di Radek, la White Version di Raiden
E per finire l'armatura di Shen per la Fulva Nariko. Ci saranno inoltre i Minions, ovvero miniature cartoonizzate di moltissimi personaggi come Sackbot, Sorellina, Kuro, Kuma, Dollface e tanti altri ancora, oltre all'ingresso di due esclusivi combattenti extra che si andranno ad unire al roster principale di All Stars. I primi personaggi DLC gratuiti che si uniranno al cast di All Stars saranno dunque Kat di Gravity Rush ed Emmett Graves di Star Oak. L'ingresso di Kat, di cui ci siamo già occupati sempre nel nostro angolo dedicato al cosplay, sposterà i vostri punti di riferimento modificando la gravità grazie alle sue movenze che le consentono di effettuare i suoi tipici assalti aerei. La pubblicazione dei due DLC avverrà all'inizio del prossimo anno in forma gratuita per 2 settimane. Non sappiamo per ora però se anche per loro siano previste delle outfit alternative. Ma non è finita qui, perché PlayStation ha chiamato a raccolta il mondo dei cosplayers con un concorso esclusivo tenutosi alla recente edizione di Lucca Comics e che ha dato la possibilità ai vincitori di diventare protagonisti assoluti del web spot ufficiale dedicato a PlayStation All-Star Battle Royale e che ci gusteremo proprio ora.